Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come sulla sigla della liberazione innanzitutto la sigla sono stata rivista. Io non faccio confusione, non so se la critica non dà perché è allungata, tutta la liberazione, la protezione del ricordo di noi, quindi è così. Allora iniziamo con la prima posizione della mano, iniziare piano piano ad andare sempre verso l'esterno, arrivare all'altezza media, dove mi raccomando piano a terra, e iniziamo a fare intermedio. Intermedio, andate, scappi, brusco, la macchina, sempre molto lontano. Una volta fatta questa parte qui, che sono arrivata a mezza altezza, inizio a passare la parte posteriore. Qua è il movimento un po' più difficile, perché devi tirare di più la mano e fare questo movimento. Da basso verso l'alto, oggi fuori. Andiamo piano. Mi raccomando sempre a non andare con la punta a tagliare, ma sempre da basso verso l'alto, fare questo movimento, come una piccola C. E andare sempre con la punta dell'occhio.
allungata. Io purtroppo ora con una, cercherò come meglio fare con la misura più allungata della macchinetta, perché non ho la femminile. Ora ci provo a sfumare un po'. Voi sempre dopo la vincente di questo intervento sfumare. Sempre da notte verso qua. Io ora sto facendo una piccola sfumatura, non libera. Non bella? Perfetto, ma che se utilizzate una femminile che uscirà molto ma molto ma molto meglio. In the dark.
lavorare un po' sulla gamba, giusto? Allungate sempre tutta la pianetta. Vi fate la metà orecchio in su per fare le ultime righe. Allora ragazzi, questo video è giunto alla conclusione. Oggi vi ho mostrato come sfumarsi i capelli da soli a casa, anche avendo poche attrezzature, con quello che avete, adattandovi. E con questo vi voglio dire che prossimamente, nei prossimi giorni, vi mostrerò come effettuare le sgarbature da soli e fare un taglio di capelli nella parte superiore della testa. Oggi per oggi è tutto, grazie per chi mi ha guardato, e se vi è piaciuto lasciate un like, condividete questo video e consigliatelo